Onorevole Cuffaro, finalmente diciamo si arriva alla fase congressuale della Democrazia Cristiana, della nuova Democrazia Cristiana voluta fortemente proprio da Toto Cuffaro. Allora, DC è un partito che cresce perché è un partito che lavora. Abbiamo voluto strutturare in tutti i comuni della provincia il partito, abbiamo eletto una classe dirigente prima nei comuni e adesso stiamo facendo il congresso provinciale per strutturare il partito anche a livello provinciale, per continuare a lavorare nell'imminenza di una competizione elettorale che è quella delle amministrative, si vota anche a Mazara per essere chiari, ma anche per quella delle europee dove la Democrazia Cristiana, assieme agli altri partiti che stanno nel recinto del Partito Popolare e che ritengono di fare un percorso insieme, presenterà una lista che si chiamerà molto probabilmente Liberi e Forti di ispirazione sturziana per portare il proprio contributo ideologico e di presenza a Strasburgo. Come mai non si è riusciti ad arrivare a una unità del centrodestra per la resistenza di Forza Italia? Perché? Stiamo parlando della competizione europea, sì. Ma più che unità di centrodestra parlerei di liste insieme a Forza Italia. Non ho capito bene qual è il motivo, anzi l'ho capito, probabilmente è un motivo tutto siciliano, nel senso che alcuni dirigenti di Forza Italia hanno maturato la preoccupazione che fare lista insieme alla Democrazia Cristiana avrebbe potuto mettere a rischio l'elezione di un loro deputato. È una considerazione che capisco, che però in rapporto a quello che è invece l'importanza dell'elezione sul territorio nazionale la vedo una giustificazione poco plausibile, però è una loro scelta e credo che è giusto che vadano avanti. Per quel che ci riguarda continueremo a lavorare per fare una lista di popolari e partecipare a questa competizione. Mi auguro che Forza Italia possa fare un buon risultato anche senza di noi. L'ultima domanda che riguarda Mazara: la Democrazia Cristiana parteciperà con uomini propri alla competizione, evidentemente sarà protagonista, in che modo? Beh, la Democrazia Cristiana presenterà una lista a Mazara che credo sia una buona lista e farà un ottimo risultato. Sta partecipando al dibattito assieme alle altre componenti di centrodestra per poter scegliere la persona che meglio possa rappresentare gli interessi e le ragioni politiche di tutta la coalizione. Non vogliamo primogeniture, però vogliamo essere partecipi di una scelta che consenta al centrodestra di essere unito, perché quando la coalizione è unita è un valore aggiuntivo, e poter così continuare a contribuire a far crescere questa meravigliosa città. In arrivo anche la competizione europea, certo. E mi sembra che qui ci troviamo in prima linea. Assolutamente, sì, tutto questo lavoro, oltre che in preparazione delle elezioni amministrative, si abbina anche al lavoro in preparazione delle elezioni europee, dove la Democrazia Cristiana sarà assolutamente presente con i nostri candidati di valore. Faremo molto probabilmente una lista, come diceva il segretario, che si chiamerà appunto Liberi e Forti, nella quale oltre a me per le isole ci saranno tanti candidati in tutte le circoscrizioni d'Italia che rappresenteranno l'Italia di chi crede nei nostri valori, i valori della libertà, della difesa dei diritti umani, della trasparenza, della democrazia in tutti i suoi aspetti. Noi vogliamo davvero tutelare la democrazia, vogliamo davvero il bene pubblico, anche rimuovendo quelle incrostazioni, quelle opacità che ci sono non solo, come si dice spesso in Sicilia, ma a tutti i livelli, anche a livello europeo. E credo che questo faccia paura, ed è anche per questo motivo, secondo me, che ci sono delle resistenze da parte di altri partiti. Facciamo paura perché, oltre ad avere un grandissimo riscontro di territorio in Sicilia, stiamo ricevendo un grandissimo interesse anche nelle altre regioni, e c'è una grossa parte dell'opinione pubblica che ci segue, che segue Toto Cuffaro, che segue me anche personalmente da tanti anni, alla quale noi vogliamo dare davvero voce e che avranno la possibilità. Posso chiedere una cosa? Per esempio, da Mazara del Vallo spesso ci si lamenta della scarsa rappresentatività che si ha in Europa e ci si lamenta della deputazione parlamentare italiana in Europa per via della pesca, che segue le logiche del nord Europa e non quella del Mediterraneo. Ma mi sembra una critica fondata. Io personalmente non ho mai fatto parte della commissione pesca.
Chiaramente se noi eleggeremo dei nostri deputati al Parlamento europeo avremo sicuramente qualcuno che seguirà da vicino il dossier della pesca, potrei essere io o qualcun altro al mio posto se ci saranno, come io penso, altri eletti in Sicilia oltre a me, ma sicuramente è un tema di prioritaria importanza sul quale comunque io personalmente sono presente, mi attivo, ho parlato di pesca col ministro Lollobrigida, da noi a Bruxelles riceviamo regolarmente i ministri del governo nazionale, col ministro Lollobrigida, con il ministro Fitto, ho partecipato molto recentemente qui al Blue Sea Land nel quale appunto ho parlato della necessità che il governo italiano ad esempio si attivi per istituire le zone economiche esclusive dove i nostri pescatori, così come avviene per i pescatori libici, abbiano direttamente la possibilità e l'esclusiva del diritto di pesca, così come è importante che l'Italia solleciti l'Unione Europea, che ha la competenza esclusiva, a fare degli accordi sulla pesca con gli altri paesi del Mediterraneo con cui non ci sono, a partire dalla Libia proprio. Ho delle interlocuzioni frequenti con chi rappresenta i pescatori di Mazara. Sono stata a trovare anni fa quei pescatori che erano stati sequestrati dai libici, quindi è una realtà che seguo, così come seguo moltissimo l'agricoltura, perché credo che l'economia del territorio siciliano si basi prevalentemente su questi due settori e se non difendiamo la nostra pesca e la nostra agricoltura non andiamo lontano. Vedete cari amici, da 10 anni ricopro la carica di Presidente del Consiglio Comunale di Mazara del Vallo ed ho pertanto maturato significative esperienze in ambito politico e amministrativo, ma ciò è rimasto impresso nella mia formazione è stata soprattutto l'esperienza politica che da giovanissimo ho avuto fare all'interno della segreteria comunale e provinciale della loro Partito Popolare Italiano, insieme agli amici Scala e Gaspare Noto e tanti altri che vedo qua presenti. Qui pertanto sono a casa ed è arrivato il momento anche in questa provincia di Trapani, anche in questa città di Mazara del Vallo, che vengono attuati pienamente i nostri valori tradotti in politica utile per il nostro territorio. Dobbiamo farlo con i nostri alleati di centrodestra, ma da moderati e dialoganti quali siamo, dobbiamo lasciare aperte le porte a tutti. Finalmente dopo anni di spiegabile vuoto politico dettato da smanie, populismo e demagogie, le nostre province torneranno ad essere governate e non più commissariate. Ci avviamo in alcuni importanti comuni della provincia di Trapani a rinnovare amministrazione e consigli comunali, come ad esempio questa splendida città di Mazara del Vallo, quella di Castelvetrano, di Salemi e di Salaparota. Stiamo dialogando per un progetto condiviso e l'auspicio è quello di una candidatura unitaria che mette attorno i partiti, i movimenti del centrodestra che si riconoscono nel governo Schifani. Ma dobbiamo anche guardare l'appuntamento per l'europeo, che è tutt'altro che secondario, perché è a Bruxelles che si prendono decisioni più importanti che incidono sull'economia del nostro territorio. Pesca e agricoltura in primis, caro onorevole Donato. Non vado oltre e mi aggiungo a chiudere questo intervento che vuole essere un saluto, un ringraziamento, un appello a tutti noi. Ci siamo ritrovati in questa casa politica, curiamola e facciamola crescere, ne va del bene del nostro territorio. Viva la Democrazia Cristiana, viva la provincia di Trapani, viva la Trapani.